Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Galati e lavoro all'ospedale San Raffaele di Milano, dove mi occupo di scompenso cardiaco e cardiomiopatie. Vi parlo qui dal congresso EuroEco Imaging 2018, che si sta rivelando essere un congresso molto importante con una grandissima partecipazione, dove stiamo vedendo una grande applicazione delle nuove metodiche che sono state poi introdotte già da tanto tempo, quali l'uso del 3D ad esempio, o l'uso dello speckle tracking e della valutazione dello strain nella maggioranza delle patologie cardiache, che fino soltanto a 9-10 anni fa molti cardiologi, diciamo, più anziani pensavano fossero poco utili nella pratica clinica o erano scettici su quelle che sarebbero potute essere le applicazioni cliniche. A distanza di 8-9 anni stiamo vedendo il grande vantaggio che portano queste nuove metodiche. In particolare, ad esempio, ieri abbiamo assistito a tantissime sessioni sull'uso dello strain e dello speckle tracking e sul valore aggiunto che questo può dare, al di là della frazione di eiezione, che come sappiamo tutti è time honored ed è indicata da tutte le linee guida internazionali sullo scompenso cardiaco e sulla base della quale, diciamo, lo scompenso viene classificato. Però purtroppo la frazione di eiezione spesso fallisce nell'individuare sia quella che è la mortalità, sia, diciamo, nel predire quelli che possono essere gli eventi cardiovascolari maggiori. E lì dove fallisce la frazione di eiezione, lo speckle tracking e lo strain stanno dimostrando di fare la differenza e di dare un valore aggiunto, non solo in generale nello scompenso, ma nei diversi tipi di cardiomiopatie. Stamattina il dottor Desai dagli Stati Uniti ci ha dimostrato il valore aggiunto nella cardiomiopatia ipertrofica, il dottor Marvick ce l'ha dimostrato ad esempio nella cardiopatia amiloidotica, dove possiamo vedere l'apical sparing, e il dottor Galderisi da Napoli, che ha organizzato il congresso, ce l'ha dimostrato nella malattia di Anderson Fabry. La stessa cosa si può dire per le valvulopatie, valore aggiunto dello speckle tracking, ma non solo, possiamo parlare del 3D speckle tracking, quindi del 3D strain rispetto al 2D strain. E ancora il ruolo del 3D nelle valvulopatie e in quella che è la cardiologia interventistica, quindi sia in sala che prima e dopo un intervento cardiochirurgico o una procedura cardiaca. Queste nuove metodiche stanno cambiando la pratica clinica. Fino a tanti anni fa pensavamo che non potessero cambiare, la stanno cambiando, e sicuramente questa cosa andrà avanti nei prossimi 5, 10, 15 anni, probabilmente in maniera sempre più digitale. Quindi sicuramente EuroEco Imaging 2018 si sta dimostrando essere un congresso innovativo, e soprattutto sta dimostrando la prova dei fatti che cosa? L'applicabilità clinica di questi nuovi tools e anche delle macchine di post-processing che abbiamo per quella che è l'applicazione clinica. Quindi questi tools hanno un'applicazione clinica, predicono la prognosi e cambiano la nostra gestione dei nostri pazienti. Un ultimo punto finale a cui ci tengo personalmente: possiamo dire che l'Italia, alla prova dell'organizzazione dei congressi europei, sta dimostrando un grande valore aggiunto, in particolare la città di Milano, perché ha dimostrato prima col congresso dell'Acute Care l'anno scorso e adesso quest'anno con EuroEco Imaging la capacità di organizzare degli ottimi congressi in maniera efficace ed efficiente, e entra nel circuito della Società Europea di Cardiologia e può candidarsi a ospitare anche congressi più grandi come quello sullo scompenso cardiaco, e addirittura un domani, perché no, lo ESC Congress, che è il congresso più grande e più importante del mondo in cardiologia.